Salve a tutti! Sono Alessio di Chitarra Amica. Ancora una volta vi voglio illustrare brevemente, molto brevemente, quanto questo metodo sia fantastico. Perché? Perché è progressivo. Ogni cosa è spiegata a suo tempo. Perché è dettagliato. È dettagliato perché è corredato di esempi audio, di esempi video, di modo di che voi, se non avete capito qualcosa, potrete vederlo anche a rallentatore. Vedere il tragitto che devono fare le dita, come lo devono fare, con quanta energia lo devono fare, quali sono le dita che devono stare ferme e quelle che si muovono. Si muovono, ma come si muovono? Si muovono rispetto a quelle che stanno ferme, come più e meno, come una batteria, cioè una parte che agisce, ma una parte che rimane ferma. Questa è una novità assoluta. E un'altra cosa vi devo dire, non vi voglio parlare più del metodo, vi voglio parlare di quello che spiego. Non spiego soltanto la chitarra, spiego anche la vita, perché come sapete si suona come si vive, quindi è mio compito farvi prima di tutto vivere meglio, trovare un'armonia fra voi e il resto dell'universo, il resto della natura, le energie che si muovono intorno a noi, perché voi forse non lo sapete. Ma noi non siamo soli, non come esseri viventi, non siamo soli come energia, siamo fusi con tutta l'energia dell'universo e noi bisogna attingere a questa energia le forze sufficienti, le forze necessarie per farci fare le azioni quotidiane. Delle volte ci sentiamo stanchi, non siamo nuovi, perché questo contatto con le altre energie si è spento momentaneamente, manca. Quindi come se la luce invece che 220 rimane 120 o 110. Sì, si accende la lampadina, ma very soft, si dice, molto in sottotono. E quindi noi ci imbottiamo di medicine, andiamo dallo psicanalista, andiamo dal dottore, e per fare cosa? Per buttare via dei soldi. Perché non occorre questo, occorre, ve lo dirò, nel metodo chitarra amica. Perché se no allora non comprate più. Comunque, la mia soddisfazione sarà nel vedere che voi vivrete meglio e suonerete meglio. Non che riuscirò a vendere 100 libri o 50, ma quello mi interessa molto relativamente. Perché la soddisfazione nella vita è un'altra, non sono soltanto i soldi. Quando io vado a fare un concerto, che ho finito il concerto, se mi hanno dato 100.000 euro, benissimo, ben venga. Se non mi hanno dato niente, ho suonato per niente, però il pubblico mi ha applaudito, mi ha, come si dice, standing ovation. Questa è una soddisfazione che non ha prezzo. Quindi, se ci pensate bene, non è il fatto materiale che conta, è il fatto psicologico che te sei piaciuto, che il tuo concerto, la tua musica è andata a buon fine, hai realizzato quello che volevi, nel senso che hai inviato un messaggio alle persone che ascoltano. No, hai fatto delle note, perché le note e basta non servono a niente. Uno è bravo perché riesce a sviscerare quello che è nascosto nelle note, a farlo suo con la sua personalità, con la sua energia e a trasmetterlo. Che vuol dire trasmetterlo? Che vuol dire energia? Tutto nel mondo, nell'universo è energia. Non esiste altro che energia. La materia non esiste, esiste l'energia. Il suono non esiste. Esistono le vibrazioni, queste vibrazioni che trasmettono questa energia prima di tutto a te che stai suonando e tu attraverso la tecnica che è illustrata in chitarra amica riuscirai a trasmetterla a chi ascolta, perché quello è lo scopo della musica, di trasmettere, di dare energia alle persone che ti ascoltano, che devono rimanere a. Ma non perché te stai andando velocissimo e sei un funambolo del circo, quello questa è una cosa cretina. Proprio, assolutamente. Basta una nota sola per far piangere una persona, ricordatelo. Bene, allora non vi resta che aspettare massimo il 30 aprile, perché io il 29 chiudo tutto. E quindi se voi il 30 mattina spedite, pagate per intero, mi spiace, ci dovete pensare. Ve lo sto dicendo, meditate, meditate, meditate. Ciao!